Finalmente vi trovo qui nella mia tana del vichingo! E mi sono mancati anche i miei animaletti pelosi che sono lì, tipo King, Carletto, Woody. Ah sì, Woody in questo momento è al cinema perché è uscito Toy Story 4. Se qualcuno di voi l'ha visto, mi raccomando di lasciare un bel like qui sotto. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi eccoci qui, come dicevo prima, nella tana del vichingo e guardate cosa ho messo: la maglietta degli Avengers, ovvero degli eroi. Perché andremo a fare un'impresa da veri supereroi. Il mostro di oggi che andremo ad affrontare non è né un Granny, né un Grinny, né un Granny, né un Grammo, ma si tratta, signore e signori, di un grande ritorno sul canale. Vi presento Sua Maestà Rompiscatole Capo, eccolo qui. Facciamo un applauso per Rompiscatole Capo, per favore signori, perché ovviamente era da un po' di tempo che non ne portavo sul canale. Se notate che la luce cambia è perché ho un faro lì, un faro lì, un faro lì, e quando mi metto di qua un po' di buio, quando mi metto di qua un po' di luce. Hai capito? Tutto vichingo, geniale, discoteca. Cosa cavolo sto dicendo, che mi manca il fiato e non dico niente. Comunque ragazzi, prima di iniziare, se anche voi volete entrare a far parte del nostro popolo dei vichinghi, mi raccomando di distruggere di like questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se parlo ancora così veloce non arriverò ai miei 60 anni, ma vabbè. La sfida di oggi in cosa consiste? Questo rompicapo non lo risolveremo come il classico rompicapo, ovvero seduto, ti faccio scervellare, di qua non riesce, ma perché, lo spacco e quant'altro. No! Lo faremo a testa in giù. Sì, perché mi è venuta in mente una cosa. Vito, se tu sei bravo a risolvere i rompicapi, effettivamente li fai in tutti i modi possibili. Quindi ho pensato che per mettermi alla prova e vedere se veramente ci so fare con questi rompicapi, se sono veramente forte, il più grande rompicapologo della storia, allora lo farò a testa in giù per voi piccoli vichinghi. Quindi mi raccomando di dedicare subito un hashtag a questo rompicapo scrivendo qui sotto rompicapo a testa in giù, tutto attaccato, proprio tutto a testa in giù. Anzi, se ce la fate, mettetevi proprio a testa in giù così e lo fate anche voi, lo scrivete rompicapo a testa in giù, il più bravo vincerà un cuoricino. Proprio a testa in giù, proprio piccolino, così. Ai, ai, mi fa male il collo, aspetta, mi rimetto normale. Se state facendo caso ad una cosa, sto sudando tantissimo, infatti mi vado a mettere sotto l'aria condizionata. Perdonatemi vichinghi, anzi fatemi compagnia, ci spostiamo da quella parte. Ok, scusate. Che bella aria fresca. Ma non lo posso risolvere qui il rompicapo. Mamma mia ragazzi, che meraviglia. Tra l'altro ho pulito i filtri questa settimana, quindi l'aria esce veramente fresca. Al solo pensiero che mi devo mettere a testa in giù già mi viene il freddo. Hai capito? Battuta. Ok, è arrivato il momento di capire però cosa ne pensano i miei amici. Intervistiamo. Ciao King, secondo te riuscirò a risolvere questo rompicapo? No comment. Carletto caro, secondo te riuscirò a farlo prima di spezzarmi l'osso del collo? Puta il rospo. Rospo. Carletto. Alto, sono troppo forte. Woody, sì, lo so che sei impegnato col cinema, ma dimmi un po', secondo te sarà difficile o facile risolvere questo rompicapo? Ma dai, su col... Scusa, Woody. Ma comunque mi sposto a testa in giù, adesso metto la telecamera lì e voi mi seguite da questa parte. Mamma mia, sono sudatissimo. Cominciamo a preparare i tovagliolini, per favore, dallo studio. E poi studio, sono da solo, non c'è nessuno. Mi hanno lasciato da solo. Eccoci qui, ragazzi. Sì, ho piazzato la videocamera lì nel divano, però vi volevo fare vedere una piccola cosa. Scusate questa postura, però no, non sono sai chi se è bello anche così, trasversale. Sto piazzando il cronometro per capire quanto tempo impiegherò per risolvere questo rompicapo. Guardate, 00, videocamera. Dai, metti a fuoco, ok, 00, lo facciamo partire così, avvia. Vado a prendere il rompiscatole capo, scusatemi, l'ho dimenticato nel tavolo. Ma perché io le devo preparare prima, che se cosa è regia, la prossima volta aiutami. Guardate quanto è bello. Praticamente l'impegno consiste nel togliere quest'anello qui, quindi riuscire a liberarlo. Chiaramente, come potete vedere, l'anello non esce, perché non può mai uscire, è incastrato dalle corde, quindi devo sciogliere questo nodo e devo capire come riuscire a farlo, perché sinceramente qualche giorno fa ho provato ma mi ha fatto completamente impazzire. Quindi scusate, ora viene la parte più difficile. Allora, quando ero piccolo ero bravo, vediamo, lo facevo sempre la piroetta. Già mi sta cominciando a diventare tutta la testa rossa, perché il sangue alla testa sale in una maniera incredibile. Ecco qui il mio rompicapo. Quello che andremo a fare sarà provare a sciogliere queste corde. Scusate ragazzi se ogni tanto perdo l'inquadratura, è perché evidentemente questo rompicapo ha problemi. Sì, vabbè, qua sto incartando tutto male, ma perché? No, 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 aspetta, 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 sennò poi non lo riprendo più. Ragazzi, è pure difficile perché c'è la forza di gravità, guardate queste cose, questi lampadari, come fanno così.
Cioè, rischio di ipnotizzarmi da solo. Anzi, no, non li devo guardare perché altrimenti mi girano gli occhi. E poi, altro che rompicapo, vado dall'oculista a risolverli. Ok, è difficile. Anche parlare sta diventando complicato. Quest'anello non può uscire, manco da qui. Ce la devo fare, ragazzi. Io ci devo riuscire. Perché non è difficile. Allora, proverò a tirare queste cordicine. Da qui. Ok, quindi accorcio il tiro. Ne prendo una, in particolare. No, ragazzi, no, mi sa che non è così. Aspetta, perché è difficile, dannazione! Perché mi caccio sempre in questi guai? Vado a infilare quest'asola. Sì, vabbè, qua... Avete visto? Cioè, guardate, provo a fare così. E, ovviamente, la forza di gravità se lo tira. Mi svantaggia non di poco, ma di molto. Mi sto sentendo male, Tanino! Portami un po' di acqua e zucchero! Sì, vabbè, però qua devo tirare tutto, ok. E provo a infilare, se non mi scivola, questo qui. Qui dentro. Ok, e lo tiro. Ai, che dolore! Però ce l'ho fatta. Ragazzi, scusate, devo riprendere fiato. Ma come fanno i pipistrelli a stare tutto il giorno così? A testa in giù! Che poi io mi sono sempre chiesto una cosa. Ma i pipistrelli, quando fanno la cacca a testa in giù? Oddio, che schifo, manco ci voglio pensare. Sì, vabbè, l'anello, lo puoi baciare, lo sposto, togli questo anello di qua. Cioè, ragazzi, ma veramente ci vuole fortuna per andarsi a incastrare lì. Ok, adesso giriamo questo dall'altra parte e proviamo a farlo da quel lato. Quindi, inserisco questa soletta qui all'interno, se ci riesco. Ragazzi, a testa in giù è tutto più difficile, credetemi. Mamma mia, sto impazzendo. Ok, quindi metto all'interno, acchiappo questa soletta, vediamo se ce l'ho fatta. Sì, sì, aspetta, devo raddrizzare il filo e adesso devo prendere questo ciondolo, questo lampadario, infilarlo qui dentro. Lo so, non ci state capendo niente, ma adesso vi spiego il tutto, non vi preoccupate, piccoli vichinghi, ci sono qui io. Adesso tiro questo, no vabbè, non ci credo, ragazzi, guardate qui, sono riuscito a far uscire l'anello, ma sono veramente un big pro. Guardate qua, cioè, guardate, vi vedo, eccellente Watson. Non sembra una lente di ingrandimento? Oh, aspetta, senza spaccarmi la testa, uno, due, San Vichingo dei Vichinghi, aiutami tu. Ai, oh, lo sapevo io che me dovevo fare male. Sono vivo, sono sempre qui. Guardate, ragazzi, la cosa fighissima è che ci abbiamo messo soltanto 6 minuti e 26 secondi! Vabbè, ora sono 29 perché ho staccato più tardi. È un buon traguardo! Cioè, effettivamente, sono stato un grande questa volta, eh? Aspetta che vi faccio vedere una cosa, dov'è? Eccolo qui, il corpo del delitto! Eccolo qui, ce l'abbiamo fatta! Yuppie, yuppie! Ma ci vanno al naso, vediamo. Oh, ci sta a pennello. Che fashion blogger. Ma comunque adesso ci rispostiamo al tavolo e vi faccio vedere nel dettaglio come sono riuscito a risolvere questo rompicapo. Credetemi che è veramente, veramente semplice. E tra l'altro vi volevo dire che l'ho comprato da Tiger, quindi lo trovate lì, forse 2-3 euro massimo, non mi ricordo. Se volete far impazzire i vostri amici, compratelo, vedete la soluzione e poi chiaramente voi lo sapete come si fa e loro no. Quindi loro impazziranno e voi no. È tutto un gioco di parole, avete capito? Al tavolo! Ragazzi, dopo un'ora sono riuscito a rimettere il tutto in sesto, quindi a riportarlo alla normalità. E come potete vedere, l'anello non può uscire perché c'è il filo. E questi qui ovviamente non possono uscire, perché vi faccio vedere, aspetta, forse con questo si capisce meglio, sono bloccati da questa pallina. L'inghippo è sciogliere questo nodo. Basta sfilare, guardate, tirate tutto fino a quando questi due non arrivano al limite. Ok, quindi vi rimane questo vuoto qui. Dopodiché prendete un'asola, una soltanto, e l'allungate il massimo. La passate, cioè la fate così, proprio piccola piccola. Dovete mettere tipo il filo nel lago. Andate a mettere qui all'interno il nostro filo ed esce da qui. Ok, ora qui si creerà un buco. Ok, guardate, se la videocamera mette a fuoco va bene così. Adesso passiamo questo all'interno. Ok, proprio gli facciamo fare tipo una capriola. Prendiamo il filo che abbiamo messo e lo tiriamo fuori. Così, guardate. Dopo aver tirato fuori praticamente il filo dall'interno, ci rimane questa soletta. E dobbiamo fare la stessa identica cosa, ma dall'altra parte, così.
e giriamo il tutto, così vi faccio vedere nuovamente lo stesso procedimento. Facciamo sempre qui la nostra soletta, ecco qui. Cioè, ragazzi, io quando dovevo mettere il filo nel lago ero veramente una schiappa, e vi devo confessare che quando ero piccolo dovevo aiutare mia nonna, perché mia nonna non ci vedeva bene e quindi l'aiutavo io. Mettiamo all'interno, così, guardate, esce fuori. Facciamo sempre la stessa identica cosa, ovvero un giro così con l'anello che entra all'interno, e dopodiché la cosa più semplice del mondo, ovvero tiriamo il filo, così, guardate, ragazzi, il rompicapo è già risolto. Infatti, guardate, mettiamo le dita qui negli anelli e... oppla! Vabbè, questi rimangono incastrati perché non ci interessano, però abbiamo sciolto, ci siamo riusciti, veramente da grandi professional. Complimenti vichingo, complimenti vichinghi, siamo forti. E niente ragazzi, se volete vedere altri video in cui risolvo i rompicapi, mi raccomando, c'è una playlist tutta completa di rompicapi, ce ne sono tantissimi, dove sia io che Manu, Alessio abbiamo risolto. Quindi mi raccomando, fatevi un giro e fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto di questo rompicapo, se voi ce l'avete, se l'avete risolto, se non l'avete risolto, se aspettavate me che facevo il tutorial. Per questo video di oggi è tutto, noi ci rivediamo al prossimo video. Con l'anello stesso, ciao! Wow!